Sulmona e tutto l'Abruzzo hanno dato oggi l'ultimo saluto ad Emanuele Anzini, il 42enne carabiniere di Sulmona, morto due notti fa nell'adempimento del proprio servizio in provincia di Bergamo. Tantissimi cittadini hanno partecipato al funerale che è stato officiato nella cattedrale di San Panfilo dal vescovo della diocesi di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco. Tanta commozione e lacrime all'arrivo del feretro in chiesa, bara che è stata portata a spalla dai colleghi del comando provinciale di Bergamo che hanno condiviso tanti giorni, tante giornate di lavoro con Emanuele Anzini, che proprio oggi avrebbe compiuto 42 anni. Emanuele era un ragazzo dell'arma come tanti, che sta sulla strada e presidia le nostre strade per la nostra sicurezza, ed era anche impegnato molto dal punto di vista privato, perché faceva volontariato per la Croce Rossa. Una splendida persona, un bravo carabiniere, un bravo padre. Emanuele Anzini tornava spesso a Sulmona a trovare la famiglia, a trovare gli amici? Sì, era tornato la settimana scorsa, sono venuti anche degli amici in comune a raccontarmi questa cosa. Poi ho parlato anche con la mamma, l'aveva chiamata appena un'ora prima di prendere servizio, e la signora è distrutta, ma Sulmona è rimasta sgomenta di questo episodio, però purtroppo è il rischio dell'arma dei carabinieri. Grazie. Oggi il lutto cittadino sul mondo? Sì, abbiamo istituito il lutto cittadino proprio in onore di questo bravissimo ragazzo, di questa brava persona, morto poi in servizio. Anche se ancora troppo presto, il dolore è troppo grande, come amministrazione comunale state pensando già di intitolare qualcosa al vostro illustre concittadino? Ma sicuramente sì, sicuramente, questo è sicuro. Vedremo nei prossimi giorni, sicuramente prenderemo qualche iniziativa. Prima dell'inizio della messa, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha parlato per qualche minuto proprio con i colleghi di Emanuele Anzini giunti da Bergamo. Ha cercato di consolarli, un dolore davvero grande quello dei colleghi di Emanuele arrivati proprio da Bergamo per salutare il loro collega per l'ultima volta. Presente tra le autorità militari anche il generale Carlo Cerrina, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo Molise. Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, vescovo della diocesi di Sulmona Valva, che ha officiato la messa funebre, il rito funebre in ricordo di Emanuele Anzini. Eccellenza, una cerimonia toccante, lei ha cercato con le sue parole di consolare i familiari di questo carabiniere morto nell'adempimento del proprio dovere. Sì, certamente un momento delicato, anche tragico, per i familiari non facile, e per noi cristiani è soltanto la fede che ci dà questa prospettiva nell'aldilà, nel futuro. E quindi Emanuele, che stava compiendo il suo dovere in quel momento, nel quotidiano impegno che sempre svolgeva nella fedeltà ai suoi doveri, certamente il Signore l'ha trovato pronto per accoglierlo in cielo. Difficile per i familiari accettare un dolore così grande, ma per la cristianità, per i credenti, c'è un'altra vita. Sì, certamente, la nostra prospettiva è il cielo, e certamente non è facile accettare che una persona ci lascia, e poi che ci ha lasciato in modo così tragico, in modo così particolare, è ancora più difficile da accettare. La nostra prospettiva è la fede, e questo ci dona, ecco, quella forza interiore di affidarla al Signore tra le sue braccia, così che possa accoglierlo nel suo regno.